Valutare la situazione di Corso Vittorio e le criticità che riguardano la sicurezza e la mobilità nella zona per un'arteria e più in generale per una parte di Pescara che rappresenta uno dei punti nevralgici della città. Lo ha detto Francesco Pagnanelli del Partito Democratico, consigliere comunale e presidente della Commissione Grandi Infrastrutture del Comune di Pescara, che questa mattina ha compiuto un sopralluogo sulla parte pedonalizzata del corso, accompagnato da alcuni consiglieri comunali facenti parte della Commissione. Noi innanzitutto vogliamo iniziare una nuova fase di confronto con la cittadinanza per quanto riguarda le scelte nevralgiche della città. Si tratta di una questione di grossa importanza e non possiamo assumere una decisione senza prima confrontarci con la cittadinanza. Ci sembra molto importante sentire le varie opinioni in merito su una decisione che poi si ripercuoterà sulla viabilità di tutta la città. E il mio parere personale è quello di sicuramente migliorare il servizio pubblico su Pescara e quindi comunque favorire il passaggio di elettrobus sulla strada su Corso Vittorio. Ovviamente anche questo andrà deciso di concerto con il Consiglio Comunale, con i cittadini, con le associazioni di categoria, con i residenti. Idee possono essercene tante, certamente non assumeremo, l'amministrazione comunale non assumerà decisioni nel chiuso di una stanza e senza ascoltare le opinioni dei cittadini, non sarà sicuramente il modo di fare politica che caratterizzerà questa amministrazione.